Non c'è tempo per le discussioni filosofiche. Parlava di guardie in arrivo. Possiamo coglierle di sorpresa con quest'olio. Edwin avrà dei rinforzi in meno. Ho una visione di uomini che bruciano e urla di soldati in fiamme. Se spostiamo l'olio e le scorte vicino al fieno lungo la strada, le fiamme avvolgeranno i soldati in arrivo. Prendi posizione sul promontorio e avvista i soldati. Mi sentirai ululare al loro arrivo. Meglio non attirare l'attenzione. Dobbiamo nascondervi. I cadaveri freschi attirano l'attenzione. Cos'è stato? Ero io. Arrivano i soldati. Servi di sangue! Per i
Siamo in superiorità! Coccate! Sul bersaglio! Deve crollare a terra! Vincere! Questo era l'ultimo. Edwin attenderà aiuti che non giungeranno mai. Qualcosa non va? No. No, anzi, il contrario. A Sant'Albano, tuo fratello parlava di un legame con gli dèi. È vero. Lui discende dai figli degli Arconti. Gli Isu. Non volermene, Fulke. Ma capisco a malapena la metà di ciò che dici. Perdonami. Spesso chiedo troppo ai miei interlocutori. Temono la dannazione, quando è solo l'ignoranza a condannarli. L'ignoranza di cosa? Che frase perfetta. Te lo chiederò più chiaramente. È possibile che tuo fratello discenda dagli dèi o che sia egli stesso un dio? Ah, non saprei. Vorrei negarlo, ma io... Anch'io ho visto alcune stranezze, visioni, profezie. Difficile spiegarlo. Segui le tue visioni, sempre. Potresti essere stato illuminato dalla conoscenza. Sigurd è solo un uomo, figlio di un re, e mio fratello. Può credersi ciò che vuole, ma non è un dio. Ma è possibile che la sua stirpe discenda da un dio, in tempi remoti? Non abbiamo tempo per le favole, Fulke. Tornerò da Giedrich. Controllerò come procedono i suoi preparativi per l'assalto. Buona fortuna, Eivor. Io starò qui. Pregherò per le anime dei morti, prima di raggiungerlo.